Buongiorno, e un caro saluto a te che stai seguendo questo mio seminario. Sono Vladimiro Barocco di Studio Centro Marketing ed oggi voglio parlarti di perché e come le aziende, alcune aziende hanno successo anche in periodi di crisi. Il successo di queste aziende è legato a fattori diversi, un buon prodotto, prezzi giusti, adeguati al valore dei prodotti, una forte presenza sul mercato attraverso rivenditori capaci, un'organizzazione di vendita efficiente e dei bravi venditori. Se però approfondiamo l'analisi, troviamo che vi è un altro fattore, un'altra situazione importante per avere successo, avere un processo di vendita che si incastra sul percorso che compie il cliente nell'acquistare un prodotto, nell'acquistare un nuovo serramento. Il viaggio del cliente ha cinque fasi in questo. Sorge la necessità del prodotto, il cliente raccoglie informazioni presso conoscenti e parenti e soprattutto su Internet, importanza di avere un sito fatto bene che quasi ingaggia nuovi clienti. Raccolte le informazioni, il cliente visita alcuni showroom e lo fa con due motivi diversi. Il primo per cercare e trovare il prodotto che risponda meglio alle sue esigenze e anche una prima fase di analisi, di selezione di un potenziale fornitore. Compie l'acquisto e dopo l'acquisto lo valuta. Da parte dell'azienda, il processo invece si può sintetizzare nella parola guest, che significa, è una parola inglese, significa ospite, e il cliente è un ospite importante, da ospite va trattato. Iniziamo con la prima lettera, la G, greetings, cioè il cliente viene accolto e ci sono i saluti, lo scambio di presentazioni e l'avvio soft del colloquio di vendita, quasi il cliente non si accorge di essere già coinvolto nella vendita. Viene poi il momento della scoperta del cliente, del uncovering, la scoperta del cliente, delle sue necessità e dei suoi desideri, magari inespressi. Successivamente è il momento di spiegare il prodotto, di quasi far innamorare il cliente del prodotto. Bisogna superare le obiezioni, ce lo ricorda la lettera S, solving, superare le obiezioni, che sono una spia del fatto che il cliente non è ancora del tutto convinto. Ed infine, telling, cioè va chiesto l'acquisto o perlomeno l'accordo su un prodotto che meglio risponde alle sue esigenze e non va offerto subito un preventivo gratuito. Nel mio libro Vendere serramenti con successo ho dedicato un capitolo a questo processo, alla formula guest. E ricordo anche che il processo svolge la stessa funzione che ha la ricetta, fare in modo che il risultato finale sia quello desiderato. Il processo di vendita non è una cosa una novità, ma parte più di 100 anni fa. I primi passi in direzione del processo di vendita sono state fatte dalla NCR, che era un produttore di registratori di cassa. C'era la crisi e il titolare voleva fortemente uscire da questa spiacevole situazione perché aveva investito tutti i suoi averi in questa azienda. Cosa fa come opera? Organizza la prima convention dei venditori, la prima in assoluto, e al suo
campione di vendite, il signor Harry Blood, chiede di illustrare ai colleghi come lui faceva per vendere molti più registratori degli altri. La stessa domanda fu rivolta anche agli altri quattro venditori che condivisero le sue loro esperienze. Patterson si rese anche conto che il venditore non doveva essere soltanto un tecnico, ma il venditore doveva colmare la distanza fra fornitore e azienda, e lo poteva fare mostrando i benefici che il prodotto apportava all'attività del cliente. E questo è una cosa da ricordarsi, importantissima ogni qualvolta sul mercato ci sono troppi prodotti similari fra di loro. Le vendite dei registratori migliorarono, l'azienda uscì dalla crisi e molte altre aziende imitarono, adottarono il processo della NCR. Va ricordato che il successo viene meno o si indebolisce se manca la fiducia da parte del cliente. La fiducia in questo caso svolge una funzione da catalizzatore perché facilita la vendita. Interessante per i serramenti è anche il metodo di George Ira, campione per 15 anni di vendite di automobili negli Stati Uniti. Il suo record 13.000 auto vendute nel 1973, 6 auto al giorno come media. Lui puntava sulle relazioni e su un network di segnalatori che confidenzialmente chiamava i suoi cani da caccia, cioè personaggi, barbieri, edicolanti, baristi, che durante il giorno venivano in contatto con molte persone e questi segnalavano il Joe come venditore d'auto. Il motto di Joe era: fa del cliente un amico e lui lavorerà per te. Come? Con il passaparola, con le segnalazioni e con le referenze. I suoi suggerimenti sono 6, li possiamo sintetizzare. Cerca i clienti e non aspettarli. Va alla ricerca dei clienti con l'aiuto dei cani da caccia, cioè con l'aiuto e supporto dei segnalatori. Specchiati nel cliente. Fatti riconoscere dal cliente che tu sei uguale a lui e usa lo stesso linguaggio. Vendi il profumo, non il serramento, ma il profumo, la sensazione di sentirsi già in una casa con nuovi serramenti. Qualifica il cliente, profilalo, in altre parole, e vinci dopo l'accordo. In cosa consiste questo vincere dopo l'accordo? È spedire al cliente una lettera personale di ringraziamento il giorno dopo la vendita. La cosa colpiva moltissimo perché pochi lo facevano e ancora pochi fanno questo. È necessario avere una mailing list per poter avere gli indirizzi, per mantenere i rapporti con i clienti. Ma questi indirizzi sono già in azienda, solo che sono spesi in documenti diversi, vanno raccolti per quanto possibile. Io aggiungo 3 suggerimenti. Scegli i tuoi clienti tra coloro che apprezzano di più la tua offerta, prodotto più servizio. Produci nuovi contatti che portano a nuovi clienti. E ultimo suggerimento, fai in modo di avere un cruscotto che ti segnali come sta andando la tua azienda. Grazie. Il prossimo incontro sarà sul cruscotto, sugli indici di performance del tuo showroom che vanno tenuti sotto controllo per guidare bene la tua azienda.